Io sono Mia. Con l'aiuto di un libro magico, su nel cielo di Centopia io volerò, camminando e poi non voltarsi mai, fra le nuvole vedere che c'è. Sogno, fantasia, inganno, verità, oppure solo un'altra faccia di una realtà. Quando sono qui e il buio scende giù, sento che posso diventare un eroe. Vieni e vola con me. Oh, yeah, yeah, yeah. Io voi e noi insieme a me. Perché siamo qui? La tua vita sociale si sta facendo sempre più movimentata e lo stesso dovrebbe essere per il tuo guardaroba. Ti servono dei vestiti nuovi, Mia. Sicuro, ma sai, questi vestiti non sono proprio nuovi. Beh, da qualche parte devi pur cominciare. E sai, io adoro il vintage. Io e mia madre compriamo sempre tutta questa roba di seconda mano, ci piace un sacco. E poi la modifichiamo per renderla alla moda. Sì, è davvero forte. Oh, questo ti starebbe benissimo. Provalo. No, non saprei. Non è il mio stile. Posso aiutarvi, ragazze? Le serve qualcosa di sofisticato, ma anche funky. Che ne pensi di questo? Dai, provalo. Mi piace sia il disegno che il tessuto. Va bene, ma non è abbastanza... Non è abbastanza da Mia. Già. Sai, con qualche modifica potrei farne qualcosa di veramente bello. Ok. Credi davvero che mi stia bene? Insomma, non indosso mai roba del genere. Scherzi! È davvero perfetto per te. Bel vestito, Mia. Grazie. Non è tutto merito mio, però. Oh, mamma. Le ragazze alfa di Violetta. Tieniti pronta. Bene, guarda chi è tutta in tiro. In effetti, non è niente male. Ragazze alfa, riunione d'emergenza. Non posso crederci. Vedremo chi è la più bella del reame, cioè della scuola. Te l'avevo detto che era carino. Sì, forse hai ragione. Che cosa volete? Beh, che c'è da ridere? Tu indossi il mio vestito. Un vestito che ho buttato via un anno fa. Eh? Come tutti sanno, non indosso mai due volte lo stesso vestito. Quello era mio finché non l'ho lasciato in un negozietto di seconda mano. Oh, sei solo gelosa, perché tu non riusciresti mai ad avere un look così. Non mi faresti ridere di più, neanche se mi facessi il solletico. Tieni, riprenditelo. Non lo voglio il tuo abito puzzolente. Puzzolente? No, quello è il tuo sudore. Ok, tutte fuori.
Fuori! Scusa, mi dispiace tantissimo, Mia. Va tutto bene? Sì, ma ora vorrei stare un po' da sola. D'accordo. Ci vediamo dopo. Per conoscere il sentiero da seguire, trova una pianta a cui piace inghiottire. Sono carine, tranne quando vanno nel naso. Meglio avvisare Yuko e Mo. Chissà dov'è un ciao. Un ciao! Un ciao! Che strano, chissà dov'è finito. Eccoti qua! Ma guardati, sei davvero bellissimo. Beh, sai, lo stiamo preparando per il ballo. Sembra carino. Che cos'è? È un concorso per incoronare la principessa dei Rossofiori. Le ragazze vengono giudicate in base a intelligenza, fascino, bellezza, portamento e agilità. Beh, buona fortuna. Il principe Mo sceglie la vincitrice. Il principe Mo? Tu parteciperai? No, questo genere di cose non fanno per me. Mo è il giudice. Già, dovresti provare anche tu. Mia! Oh! Eccoti qua. Beh, hai scelto un momento piuttosto caotico per tornare. Ho sentito, una specie di ballo dei fiori, una cosa così. Me l'ha detto quella ragazza. Oh, sì. Lei è una candidata perfetta come principessa dei Rossofiori. Va avanti così da tutto il giorno. Non ho ancora visto questo ballo e già mi deprime. Ti prego, dimmi che c'è un oracolo così possiamo andarcene. Giusto, bene, le cose importanti. Dunque, diceva, per conoscere il sentiero da seguire, trovo una pianta a cui piace inghiottire. Spero che non si tratti di quella specie di fiore che ha cercato di inghiottire Politeus. Poi la mira... Ben ferma. Mia! Oh, certo, giusto. E fuoco! Tu hai mai partecipato a questo ballo dei Rossofiori? Stai scherzando? Ti sembro una smorfiosetta io? Giusto, neanch'io. Chi se ne importa? Lo faccio se lo fai tu. Volevo farti i complimenti per il tuo discorso di ieri. Grazie. Sei gentile, ti terrò senz'altro d'occhio oggi. Va bene, ragazze, circolare. Questioni ufficiali inerenti al Trumptus. Ricordi il Trumptus, Mo? Ma certo, andiamo. Forza, piccolo. Da questa parte. Potrebbe essere un drago dei Munculus. E tu non vai a vedere di persona perché... Perché non voglio indebolire la tua autorità di principe. Ah. Forse dovresti tenerti alla larga da Mo. Sai, solo per oggi. Sembra molto distratto. Perché mi guardi in quel modo? Perché vuoi Mo tutto per te per stregarlo e vincere quel coso di principessa dei Rossofiori? È la cosa più folle che abbia mai sentito! E perché hai paura che vinca io? Vacci piano! Per come voli saresti fortunata a finire la gara! Beh, io compenso le mie mancanze con altre cose che tu non hai. Il fascino, per esempio.
Oh, io non sono affascinante. Diciamo soltanto che hai da lavorarci su. Forse io vincerò la competizione. O forse la vincerò Fatti io. Fatti sotto. Tutto a posto? C'è la grande. Che? Benissimo. Insomma, ragazze, siete così occupate a comportarvi in modo strano che non mi avete ancora detto cosa cerchiamo. Perché non lo chiedi a Mia, visto che è così affascinante? Perché non lo chiedi a Yuko, visto che vola così bene? Oh, tu lo sai cosa stiamo cercando? Io non parlo l'unicornese, ma ti capisco più di quanto non capisca queste due. Il grande fiore che ha cercato di mangiare Polyteus, penso. Ok, dividiamoci e diamo un'occhiata in giro. Che c'è? Un ciao! Ragazzi! L'ha trovato! Ottimo lavoro, piccolo! È persino più brutto di quanto ricordassi! Mi ricorda tanto qualcuno! Davvero? Anche a me ricorda tanto qualcuno! Perché state litigando voi due? Lei litiga, io sono superiore a queste lei cose. Lei è quella che litiga, io sono più carina di lei, vero? Credo che siate entrambe carine. Ma in questo momento fate piuttosto paura. Cos'è che ha detto di preciso l'oracolo? Ha detto, per conoscere il sentiero da seguire, trova una pianta a cui piace inghiottire. Beh, questo fiore mangerebbe qualsiasi cosa. Giusto, ha provato a ingurgitare persino Polyteus. Sta attenta! Grazie, Mo. I tuoi riflessi sono così pronti. Vediamo se riesco ad aprirlo. Niente da fare. Ho un'idea. Perché non facciamo dondolare del cibo davanti alla bocca del fiore e quando si apre per morderlo diamo un'occhiata dentro? Che idea intelligente, Yuko. Sentito, Mia? Intelligente. E anche atletica. Yuko! Prendila! Hai per caso visto un pezzo del Trumptus mentre ti facevi mangiare? Penso di sì. Forse puoi mandare Mia per esserne sicuri. Io ho un'idea migliore. Perché non diamo al fiore qualcosa di sgradevole? Così può sputare il pezzo del Trumptus. Mia! Questa è un'idea ancora più intelligente. Più intelligente. No. Questo cactus può andar bene. Ben fatto, Mia. È raro possedere sia bellezza che intelligenza. Bellezza e intelligenza sono sopravvalutate. Quante ragazze sanno fare questo? Non fare l'esibizionista. Ah, esibizionista io, e tu allora? Qualcuno qui potrebbe spiegarmi cosa sta succedendo? Abbiamo deciso di partecipare a... all'elezione della principessa dei Rossofiori. Oh, beh, adesso è tutto chiaro. Credo che sareste entrambe delle perfette principesse dei Rossofiori. Avete già raccolto il vostro Rossofiori arcobaleno? Oh, no! Rossofiori arcobaleno. Yuko non te l'ha detto? Ogni ragazza nella competizione deve mettersi un fiore nei capelli. È la tradizione. No! Mi sono dimenticata! Beh, fareste bene a sbrigarvi. Se ancora ce ne sono. Finalmente un po' di pace. Residuo di pianta carnivora. Ehi, ma che succede? Lasciami andare! È ridicolo. Non troverò mai un rosso fiore arcobaleno. Cosa dici? Ne hai trovato uno. È davvero bellissimo. Cosa? Dove l'hai trovato? Pura fortuna. E tu l'hai trovato? No. E scommetto che quello era l'ultimo. Mi dispiace, Yuko.
Sai, quando ero piccola facevo finta di indossare la corona della principessa dei rossofiori, ma temo che non succederà mai. Tieni, te lo meriti molto più di me. No, è tuo. L'hai trovato tu. Oh, sono stata aiutata. Grazie, piccolino. Che ne dici se andiamo al ballo insieme? Dico che è un'ottima idea. Non possiamo andare al ballo in queste condizioni. Forza! Presto, presto, presto! Devo... Ok, abbiamo un problema. No. Presto, presto, presto! Sta cominciando! Yuko, Mia, per caso avete visto Mu? Pensavamo fosse già qui con il pezzo del Truntus. Ah, non lo vedo da questa mattina. Cercatelo, per favore, non possiamo cominciare senza di lui. Speriamo che non sia successo niente. Dobbiamo trovarlo. Mu! Sta dirigendo di nuovo verso il fiore. Mo, sei qui? Ah! Ciao, stavo pensando di fermarmi un po' da queste parti. Mo! Oh no! Presto, Mia! Ci è mancato poco. Ma ho ancora il pezzo del Truntus. Ehi, sei molto bella. E tu? Beh, anche. Non possiamo attendere oltre, Reynor. Cittadini elfi di Centopia, benvenuti al ballo della principessa dei rossofiori. Sei in ritardo, ma almeno ne è valsa la pena. Al suono del corno, la competizione per incoronare la principessa dei rossofiori avrà inizio. Pronti? Perché ti fermi? Non posso partecipare. Guarda come è ridotto il mio vestito. Prendi il mio. E tu come farai? Non ti preoccupare. Sei tu la vera principessa degli elfi. Oh, tieni. Yuko, vai! Tocca a te! Sì, grande Yuko! Sei forte! Ora la prova di bellezza e portamento. Oh no! Guarda che capelli! Stai benissimo! Dai, muoviti! Non posso! Non ho mai seguito queste lezioni! Come mi è venuto in mente di iscrivermi alla gara? Non puoi mollare adesso! Stai andando così bene. Ah.
Attenzione tutti! È ora che il principe Mo incoroni la principessa dei Rossofiori. Oggi sono stato quasi mangiato da un gigantesco fiore carnivoro. Per fortuna, però, sono stato salvato da una ragazza elfa. Facendo questo, ha dimostrato abilità, altruismo, nobiltà d'animo, non preoccupandosi né dell'acconciatura né del suo vestito. E questo per me è segno di assoluta grazia e di autentica bellezza, degna di una vera principessa dei Rossofiori. Congratulazioni. Mi concedi questo ballo? Perché balli con me? Non dovresti ballare insieme a Yuko? Oh no, è troppo impegnata. La principessa dei Rossofiori Arcobaleno deve raccogliere tutti i Rossofiori Arcobaleno. Ma non sembra tanto divertente. Dai, aiutiamola. Uno per tutti e tutti per uno, giusto? Uffa, neanche a farlo apposta. A quanto pare devo andare. Pensi che parteciperai magari l'anno prossimo? Non potrei mai competere con la vera principessa dei Rossofiori. No, hai ragione. Ma puoi sempre provarci. Ciao ragazzi. È andata bene. Mia, eccoti qua. Ti ho cercata dappertutto. Volevo solo stare un po' per conto mio. Tolgo il disturbo? No, non preoccuparti. Meno male, perché ho un altro vestito per te. E questo sicuramente non era di Violetta. Oh. Qualche piccola modifica alla vita, ma a parte quello, sarà perfetto. Per me? Ma dove l'hai preso? Mia madre l'ha fatto qualche tempo fa. È uno dei miei preferiti. Ma voglio che lo indossi tu. Sei sicura? È veramente carino. Ma certo. Wow, grazie Paola. Questo lo indosserò con orgoglio.